La vita sul nostro pianeta non sarebbe possibile senza le piante, questo lo sappiamo tutti, ma siamo sicuri che si tratti di organismi privi di intelligenza, che non provino emozioni? Un semplice esperimento alla portata di tutti è quello che si può fare con questa pianta. Ne vedete tante, ce n'è una qui in particolar modo. Eccola qui. Il suo nome è Mimosa pudica, anche se è conosciuta come la sensitiva. Allora, tocchiamo adesso un suo rametto e vediamo come reagisce. Basta sfiorarlo. Eccolo qua, guardate. Le foglie si chiudono e i rami addirittura sembrano crollare. Eccolo qui, guardate. È incredibile, è incredibile. Ma non è questo il vero punto. Ciò che è sorprendente è che se ripetiamo l'operazione per un po' di tempo, la pianta lentamente reagirà sempre in maniera diversa allo stimolo, fino a non reagire più, come se ci riconoscesse. Alcuni dicono addirittura che fa una distinzione tra una mano e l'altra, tra un tocco e l'altro. Può essere vero, ma esisterebbero anche molte prove su quelle che alcuni chiamano le emozioni delle piante. Scopriamole insieme. È incredibile. Le piante, un universo apparentemente immobile, fanno parte della nostra esistenza ogni giorno, eppure sembrano non avere alcun legame diretto con le nostre vite. Ma è davvero così? Siamo certi oltre ogni ragionevole dubbio che le piante non provino emozioni, che non sappiano cosa sia la felicità, il dolore, l'amore o la paura. Esistono scienziati che compiono studi incredibili al riguardo, a caccia di una verità a dir poco sorprendente. Per scoprire di cosa si tratta, però, dobbiamo tornare indietro di quasi 50 anni e volare verso gli Stati Uniti d'America. ...1966. Cliff Baxter è considerato il maggiore esperto della CIA nell'applicazione della macchina della verità. Ma una sera, spinto da una strana curiosità, decide di applicare gli elettrodi del poligrafo utilizzato negli interrogatori non su un uomo, ma su una delle piante del suo ufficio. Poi prende dell'acqua e innaffia la pianta. Baxter si aspetta un normale aumento della conducibilità elettrica per effetto dell'acqua, e invece, con suo grande stupore, la macchina della verità registra l'esatto contrario. Il tracciato mostra la reazione di un testimone a uno stimolo emotivo. La pianta stava forse provando un'emozione. Cos'è che, senza volerlo, aveva scoperto Cliff Baxter? Inizialmente pensò che si trattasse di un'anomalia dell'apparecchiatura, ma riprovò più volte e scoprì che veramente le piante reagiscono esattamente come avveniva quando lui collegava gli elettrodi a una persona umana. Da lì iniziò i vari esperimenti. Un esperimento eclatante fu quello di buttare nell'acqua bollente dei gamberetti e si rese conto che una pianta alla quale aveva collegato gli elettrodi reagiva in maniera anomala, eclatante, mentre i gamberetti stavano morendo. Gli esperimenti condotti sulle piante, dopo quelli americani degli anni 60, sembrano rivelare un mondo legato alle piante dove queste ultime non solo sarebbero intelligenti, ma addirittura evolute. Ma c'è di più. C'è che forse dobbiamo cominciare a guardare il mondo che ci circonda con altri occhi. Colpito dalla risposta del vegetale, Baxter volle replicare subito l'esperimento, ma stavolta pensò di sottoporre la pianta a ben altro tipo di stimolazione. Le avrebbe bruciato una foglia. Non appena ebbe l'immagine mentale della fiamma e ancora prima di muoversi per prendere il fiammifero, il disegno sul grafico registrò un improvviso cambiamento e la penna fece uno scatto prolungato verso l'alto.
Baxter non aveva avuto nemmeno il tempo di muoversi. Possibile che la pianta stesse manifestando una sorta di capacità extrasensoriale? Quando si parla di sensibilità extrasensoriale, ci si deve intendere. Io sono di formazione scientifica, però proprio la scienza ci porta a vedere che fenomeni che nell'antica Roma erano considerati magici o impossibili, come comunicare da una parte all'altra del pianeta attraverso un telefonino, sono diventati poi, attraverso i satelliti, cose normali. Quindi se noi oggi ci troviamo di fronte a qualcosa che va oltre i cinque sensi, noi dobbiamo utilizzare la logica. Questo è senz'altro uno dei pilastri della scienza, cioè la consapevolezza che non c'è un limite dove le scoperte della scienza sono definitive, ma c'è un'apertura verso l'ignoto. Ed è proprio, anzi, forse questa la vera motivazione della scienza. Unione Sovietica, ottobre 1970. L'organo ufficiale del Partito Comunista Sovietico, la Pravda, titola: le piante parlano, sì, gridano, è soltanto davanti all'uomo che tengono celati i loro sentimenti. La testimonianza riportata dall'articolo è clamorosa. Davanti ai miei occhi, c'è scritto, un germoglio di orzo strillò letteralmente quando le sue radici furono immerse nell'acqua bollente. In effetti, la voce della pianta fu registrata soltanto da uno speciale strumento elettronico sensibilissimo che rivelò una infinita valle di lacrime su una larga striscia di carta. La puntina di registrazione, come impazzita, descrisse con movimenti contorti lo spasimo della morte del germoglio di orzo, sebbene guardando la pianticella non si sarebbe mai immaginato quale pene soffrisse. Ma è vero allora che le piante possono soffrire così tanto, provare dei sentimenti così devastanti? C'è chi è assolutamente convinto di sì e ha cambiato radicalmente le proprie abitudini di vita. Si tratta dei frugivori, persone che mangiano solo quello che le piante possono offrire spontaneamente, senza sofferenza, proprio come i frutti, quando naturalmente sono maturi. Il fruttarismo è la naturale evoluzione del rispetto per gli animali, che è una delle motivazioni del vegetarismo. Diffondendosi c'è una naturale prosecuzione nel rispetto verso le piante anche, che mostrano una sensibilità anch'esse, e attraverso il rispetto di animali e piante trovare una più generale armonia con l'intero creato. Questo è il senso del fruttarismo. Ma torniamo a Baxter. Lo specialista della CIA ideò infatti un altro esperimento, anche questo destinato a ribaltare le comuni idee sulle piante. Un campione di sei persone fu raggruppato al di fuori di una stanza, dove invece furono poste l'una poco lontano dall'altra due piante della stessa specie. Estratta a sorte una persona del campione, gli fu ordinato di infierire brutalmente su uno dei due vegetali, distruggendolo completamente. L'altra pianta, collegata alla macchina della verità, sarebbe rimasta, per così dire, a guardare. Compiuto il delitto, le persone coinvolte nel test furono introdotte una dopo l'altra nella stanza. Tra esse si celava l'assassino. In presenza di cinque di loro, la pianta testimone rimase completamente indifferente. Ma quando il sesto soggetto entrò nella stanza, il grafico elaborato dalla macchina della verità oscillò violentemente. Si trattava proprio dell'assassino. Come aveva potuto la pianta riconoscerlo? Quando passò ovviamente l'individuo assassino, la pianta testimone riuscì a indicare in maniera chiara e netta chi era l'assassino della pianta. Quindi
è stato dimostrato che la pianta, siccome aveva visto la sua collega morire, aveva immagazzinato questo terrore. Le piante infatti avvertono i pericoli e hanno imparato anche a distinguerli. La capacità delle piante di distinguere un danno che noi chiamiamo abiotico, un danno meccanico, falciare un prato, da un danno invece biotico, cioè quello indotto da un erbivoro, è una delle scoperte più interessanti che sono state fatte in questi ultimi periodi ed è quella che ha dato praticamente la prova chiara che le piante percepiscono uno stimolo e lo distinguono da un altro. Quindi, se facciamo un esempio, durante una grandinata le foglie possono essere colpite dalla grandine e quindi anche passate da parte a parte, quindi si forma un buco vero e proprio. Ecco, lo stesso buco fatto da un erbivoro viene distinto chiaramente dalla pianta. Mentre nel primo buco la pianta reagisce cercando di limitare quei danni alla foglia, nell'altro caso avviene una reazione che noi definiamo sistemica, dove quella foglia che è stata aggredita, magari con la stessa intensità da un bruco, manda un segnale a tutta la pianta, un segnale sistemico che informa anche foglie non attaccate che sta succedendo qualcosa. Le scoperte di Clive Baxter sembrano dimostrare che le piante sono esseri viventi incredibilmente sensibili. I suoi esperimenti hanno posto nuove domande che da decenni tormentano la comunità scientifica. E oggi immaginare di comprendere la vita segreta delle piante non sembra più impossibile. Le telecamere di Voyager sono pronte a dimostrarlo. La disciplina scientifica che promette di far luce sul mondo quasi inesplorato dell'intelligenza delle piante è detta neurobiologia vegetale. La neurobiologia vegetale si occupa essenzialmente della elaborazione di tutto quello che sono le informazioni che avvengono a livello della pianta. La parte che maggiormente può dare, diciamo, adito a delle diverse concezioni di questo aspetto della fisiologia è appunto la ipotesi, diciamo, di presenza di un sistema paragonabile al sistema nervoso animale. Comunque, in ogni caso, è un dato sicuramente certo che la cellula in sé o un agglomerato di cellule sono in grado indubbiamente di recepire, trasmettere, elaborare le varie stimolazioni che vengono dall'ambiente o dalla pianta stessa. I risultati ottenuti da questo nuovo studio hanno cominciato a sollevare il velo di mistero che fino ai nostri giorni ha tenuto nascoste le straordinarie capacità delle piante. Una scoperta fra tutte ha acceso l'interesse degli scienziati. Una scoperta che ha permesso di capire che il silenzio apparente del mondo vegetale in realtà assomiglia molto di più a un'enorme e chiassosa assemblea. Fino a alcuni decenni fa non si aveva la minima idea che le piante potessero comunicare, cioè che potessero trasmettere delle informazioni e che ci fossero degli insetti o delle altre piante in grado di interpretarle. Quindi questa, secondo me, è la più grande scoperta che ha aperto la strada ad altre scoperte, altri interrogativi: perché lo fanno, come lo fanno, quando lo fanno. È chiaro che lo scopo finale di queste ricerche è quello di poter interpretare questo linguaggio e di poterlo decifrare e, non dico interloquire perché sarebbe troppo difficile, però almeno comprendere cosa ci vogliono dire le piante con questi segnali. Gli scienziati sono riusciti però solo limitatamente a penetrare i segreti di questo linguaggio. Per ora sappiamo che piante della stessa specie, proprio come membri della stessa famiglia con un forte e sentito legame di parentela, si avvisano reciprocamente in caso di pericolo imminente. Le piante comunicano tra di loro mandandosi dei messaggi chimici. Questi messaggi chimici danno delle informazioni precise su quello che sta succedendo intorno alla pianta. E quindi le piante, quando vengono attaccate dagli erbivori, comunicano ad altre piante che questi erbivori ne stanno attaccando. Per quello che noi parliamo di comunicazione, perché dobbiamo immaginare queste molecole che vengono emesse come un discorso. Ma le piante non comunicano solo fra di loro. Nel corso dell'evoluzione hanno imparato forme di comunicazione complesse e ingegnose, in grado di attirare diverse specie di animali.
Quando una pianta viene attaccata da un erbivoro, questo erbivoro rilascia durante la masticazione delle sostanze che reagiscono con le cellule della pianta e la pianta, in reazione a queste sostanze, emette una specie di grido di aiuto. Questo grido ovviamente non è sonoro, ma è un grido chimico, cioè si libera una sostanza che viene percepita da dei predatori di quel bruco che stava attaccando la pianta. Questi predatori, con l'evoluzione, si sono specializzati nel percepire quelle sostanze, nel seguirle e quindi essere indirizzate come una specie di bersaglio su quegli organismi che stanno nutrendosi della pianta. Quindi la pianta mette in atto non delle difese dirette, come tante piante fanno, per esempio certe piante producono veleni che uccidono direttamente l'insetto. Queste difese sono difese indirette, perché in realtà la pianta chiede solo aiuto al nemico del suo nemico. E per sillogismo il nemico del nemico è un amico. Se le piante comunicano tramite sostanze volatili, non è detto che non sappiano ascoltare, o meglio avvertire, i suoni. D'altronde, già secondo gli Hindu, il dio Krishna usava la musica per favorire la crescita dei campi e aumentarne il raccolto. Di sicuro c'è che il suono ha un'influenza sulla psiche umana e che oggi la musica viene comunemente usata in campo medico come terapia. Oppure sugli animali d'allevamento, per esempio nelle stalle per aumentare la produzione del latte. E proprio come gli uomini e gli animali, anche le piante sembrano lasciarsi coinvolgere dal benefico effetto della musica. Non a caso gli esperimenti musicali condotti in Toscana hanno trovato eco in tutti i più grandi media mondiali. L'indagine continua. Se le piante comunicano tramite sostanze volatili, non è detto che non sappiano ascoltare, o meglio avvertire, i suoni. D'altronde, già secondo gli Hindu, il dio Krishna usava la musica per favorire la crescita dei campi e aumentarne il raccolto. Di sicuro c'è che il suono ha un'influenza sulla psiche umana e che oggi la musica viene comunemente usata in campo medico come terapia. Oppure sugli animali d'allevamento, per esempio nelle stalle per aumentare la produzione del latte. E proprio come gli uomini e gli animali, anche le piante sembrano lasciarsi coinvolgere dal benefico effetto della musica. Non a caso gli esperimenti musicali condotti in Toscana hanno trovato eco in tutti i più grandi media mondiali. Questo paradiso di Frassina, antico di 1000 anni, è magnifico perché ha una vibrazione, ha una suggestione, è fatto ad anfiteatro. Quando ci capitai, avevo per caso in macchina una musica di Mozart. Tra l'altro il Requiem, che è molto potente. Io lo misi a tutto volume e rimasi scioccato. Cioè, questo bellissimo panorama di colline faceva sì che la musica di Mozart volasse, si spandesse da tutte le parti. Allora ho detto, qui io faccio la musica. Occorse qualche tempo per vedere i primi risultati. Quindi nel 2002-2003 cominciò a vedere il risultato, cioè i grappoli che erano vicini alla fonte musicale diventavano maturi, si invaiavano, cioè diventavano neri prima di quelli che erano lontani dalla fonte musicale. Anche la vegetazione, i pampini, le foglie avevano qualcosa di diverso, erano più verdi, erano più grandi, quindi c'era qualcosa di veramente interessante. Questo mi fece capire che i primi sperimentatori di questo metodo, cioè i cinesi e i sudcoreani, avevano ragione. Quindi io ho detto, ma il suono non fa male a nessuno, se fa bene alle piante, ben venga. Questo nuovo approccio di lavoro ha stimolato l'interesse di ambienti accademici, tra cui l'Università di Firenze e l'Università di Pisa. In particolar modo l'Università di Firenze studia gli effetti delle onde sonore sulla crescita e lo sviluppo delle piante, mentre l'Università di Pisa lo studia sugli insetti e sui parassiti. Bene, i risultati sono stati fantastici nel corso di questi anni, perché le piante sottoposte a stress musicale crescono molto di più e hanno una produzione nettamente maggiore rispetto alle altre non sottoposte a stress musicale. Gli esperimenti del fisico e musicista Joel Sternheimer hanno isolato con precisione le sequenze sonore che aiutano la crescita delle piante. Secondo gli studi di Sternheimer, ogni singola nota interagisce con un dato aminoacido di una proteina. La composizione di una proteina può essere così tradotta in una precisa successione di note.
Cosa succede allora se si influenza una pianta con una sequenza sonora in grado di armonizzarsi con la struttura biologica della pianta stessa? Qualche anno fa, sulla rivista scientifica New Scientist, il fisico musicista Joel Sternheime afferma che le frequenze armonizzate con la pianta stimolano la produzione e la sintesi di proteine positive all'interno della pianta. Sempre in questo suo articolo, in questo suo studio, Sternheime afferma che il suono è una sorta di economico fertilizzante elettromagnetico che, oltre a stimolare la buona crescita della pianta, aumenta anche il suo livello di energia e la modifica della sua struttura molecolare. Le piante sembrano dunque capaci di percepire i suoni e addirittura avere dei gusti musicali, ma non finisce qui. È possibile che in qualche maniera possano anche vedere, anche se il termine non può essere esatto. Stiamo parlando dei rampicanti, che si avvicinano in maniera sorprendente ad un appiglio sul quale poter crescere. C'è qualcosa di simile alla vista che loro hanno. È il caso della cuscuta, una pianta parassita che con un groviglio di sottili filamenti avvolge le piante nelle sue vicinanze, succhiandone la linfa vitale. Se si pone in prossimità di questa pianta una semplice bacchetta di vetro, premurandosi di controllare che sia asciutta e priva di odori, la cuscuta si dirige automaticamente verso questo possibile tutore. Se si cambia la posizione della bacchetta, la pianta cambia a sua volta rotta. Che cos'è che guida la cuscuta? Non solo sembra vedere dove viene posizionato il tutore, ma la perseveranza con la quale cerca di raggiungerlo sembra frutto di un progetto ben preciso. Ma si può progettare senza pensare? Condividiamo con le piante una comune origine ancestrale e dobbiamo ad esse l'essenziale del nostro nutrimento. Senza di loro non ci sarebbe ossigeno su questa terra e la specie umana non avrebbe mai fatto la sua apparizione. Nonostante questo legame vitale, non tutti percepiscono la profondità del rapporto tra uomini e piante. Eppure, più di 100 anni fa, un uomo misterioso sembrava padroneggiare tale segreto. Lo chiamavano il Santo tra le rose. Il suo nome era Luther Burbank. La vita di Luther Burbank è ancora oggi un enigma. Considerato dagli americani un eroe nazionale e per questo compreso nella Hall of Fame for Great Americans, Burbank dedicò la sua vita alla ricerca dei meccanismi più sottili che regolano la vita vegetale. Il suo intenso lavoro portò alla creazione di numerosissime varietà di piante totalmente assenti in natura. La patata più comune che spesso troviamo sulle nostre tavole, ad esempio, è una sua creazione. Ottenne una serie di ibridi, si parla di circa 800.000 ibridi, che a quell'epoca erano moltissimi, che venivano prodotti a seguito di incroci ottenuti da fiori maschili e fiori femminili della stessa pianta. In questo modo si ha un riarrangiamento naturale dell'organizzazione genetica, quindi la produzione di cultivar, che significa che dal punto di vista della specie essi appartengono alla stessa specie, dal punto di vista invece dell'individuo hanno una informazione genetica che è diversa da quella di altri individui della stessa specie. Burbank era un autodidatta con una formazione scolastica elementare. Ai grandi botanici del suo tempo, che increduli gli domandarono come fosse riuscito a ottenere risultati per loro inimmaginabili, rispose semplicemente: «Il segreto per una migliore coltivazione delle piante, oltre alle nozioni scientifiche, è l'amore». Un genio, un santo, un mago, Burbank fu chiamato in ogni modo. Alcuni testimoni del suo tempo affermarono che il suo amore per le piante era molto più potente di qualsiasi fertilizzante. Secondo quanto scrisse lui stesso, tra i suoi strumenti di lavoro ve n'era uno di insuperabile efficacia: parlare alle piante. Non credeva che i vegetali capissero le sue parole, ma era profondamente convinto che per mezzo di una sorta di trasmissione del pensiero ne afferrassero il significato. Una teoria che sembra impossibile sostenere, eppure i risultati di Burbank sono incredibili. Il caso più famoso è quello dell'opunzia. Deciso a creare una varietà senza spine di questo genere di cactus, di cui fa anche parte il comune fico d'India,
Burbank mise a punto un esperimento che durò diversi anni. Mentre si ingegnava a crearne nuovi incroci, ogni giorno, come un mantra, Burbank parlò ai suoi cactus, dicendo loro che li avrebbe protetti, che non avevano nulla da temere e che le loro spine difensive non erano più necessarie. E a poco, la pianta del deserto si trasformò e si svestì della sua difesa, perdendo tutte le sue spine. Oggi l'opuntia senza spine è un cactus ampiamente diffuso e la sua creazione si deve unicamente a Luther Burbank e ai suoi misteriosi e inafferrabili metodi di lavoro. Se si potesse dare una voce umana alle piante, riusciremmo forse a comprenderle meglio. A partire dagli anni Ottanta, Valerio Sanfo si è impegnato in questo genere di esperimenti. In Italia negli anni 70 si incominciò a parlare di clipbuster. Io, incuriosito, iniziai questi esperimenti. Incominciai attraverso un gruppo di ricerca che io fondai, dove c'erano degli ingegneri elettronici, a costruire le prime apparecchiature elettroniche. E da lì è partita l'idea di far parlare, tra virgolette, le piante. Negli anni 80 era uscito sul mercato un'apparecchiatura, si chiama Speak and Spell, che era un sintetizzatore vocale in inglese. Io capii che volendo si poteva usare questo sintetizzatore vocale utilizzandolo nell'ambito della ricerca vegetale. Ovviamente bisognava che parlasse in italiano e abbiamo avuto la possibilità di una grande multinazionale, quasi per scherzo. Ho provato a telefonare, io vorrei far parlare le piante. So che avete un sintetizzatore programmabile in italiano. Potreste collaborare, offrirmelo? E la risposta è: penso proprio di sì. Mi richiamarono e con la collaborazione di questa multinazionale, quindi avevamo i primi in Italia un sintetizzatore in italiano. Ovviamente prima del sintetizzatore noi usavamo delle apparecchiature dove c'era una lancetta, c'erano dei suoni modulati che mi dicevano che la pianta aveva delle reazioni biologiche. Inserendo il sintetizzatore abbiamo collegato la parola ai fonemi con la variazione della pianta e quindi è come se la pianta parlasse. Nell'83 costruì un'apparecchiatura la più sofisticata che si chiama BioSpeaker e telefonammo ovviamente ai mass media, alla stampa, che inizialmente pensava fosse uno scherzo, che avevamo costruito un'apparecchiatura che permetteva alle piante di parlare. Da allora c'è stata una eco straordinaria. Mentre i laboratori affrontano esperimenti sempre più elaborati per fare luce sulla loro vita segreta, più di un secolo fa il filosofo tedesco Theodor Gustav Fechner asseriva che le piante sono esseri sensibili proprio come l'uomo. Come spiegare altrimenti, ad esempio, il comportamento della mimosa sensitiva? La mimosa sensitiva è una pianta capace di muovere le proprie foglie a una velocità sorprendente, quasi fosse un animale. Se le si sfiora anche solo con un dito, le foglie della mimosa reagiscono immediatamente. Ma come succede agli animali, al ripetersi dello stesso stimolo, la reazione della mimosa cambia e arriva a sparire del tutto. C'è chi crede che questa sia la prova definitiva che la reazione della pianta non sia automatica, ma che sia invece guidata da una sorta di pensiero. Eppure nelle piante non esiste un cervello o un sistema nervoso. Ma il geniale padre dell'evoluzionismo, Charles Darwin, fu il primo a intuire che gli apici radicali di una pianta possano agire proprio come tante componenti di un'unica gigantesca mente vegetale. Charles Darwin ebbe l'idea, l'intuizione di localizzare all'apice delle radici le zone, chiamiamole più attive da un punto di vista comportamentale. Gli studi che sono stati portati avanti in seguito a questa intuizione, gli studi degli ultimi decenni, si sono incentrati essenzialmente su questi apici della radice, in parte ovviamente confermando questa capacità, ma capacità che, diciamo, potremmo estendere anche ad altre parti della pianta. I recenti esperimenti scientifici sembrano dimostrare che le piante possano in qualche maniera imparare, comunicare, addirittura si è arrivati a credere che possano avere una memoria. Ma c'è qualcosa di più. C'è chi suggerisce che addirittura le piante possano provare dei sentimenti. Allora, una pianta
può provare odio, tenerezza, riconoscenza, amore. Per lunghissimo tempo le doti delle piante sono rimaste sconosciute. Oggi sappiamo che avvertono i suoni, che comunicano fra loro e che hanno una chiara percezione dello spazio e delle cose che le circondano. Entusiasmato da queste scoperte, qualcuno ha pensato di dare ai vegetali una voce, inventando dispositivi elettronici capaci di tramutare i loro segnali in linguaggio umano. Tuttavia, c'è un quesito ancora irrisolto. È possibile che le piante abbiano una sensibilità simile a quella degli uomini? Oggi la scienza ci offre nuovi strumenti per indagare, nuovi dati da interpretare e pone nuove importanti domande a cui dare risposte. E forse, in un giorno non troppo lontano, ci dirà la verità sulla vita segreta e misteriosa delle piante. Lentamente è tornata perfettamente in forma. Abbiamo visto nel corso del filmato che tornava a crescere, a salire, a muoversi, a riprendere la sua posizione. Stavamo pensando proprio qui in studio, mentre vedevate questo filmato molto interessante, che noi siamo abituati a pensare che qualcosa sia intelligente quando i nostri sensi possono percepire questa intelligenza. È più facile pensare all'intelligenza, che ne so, di un cane, di uno scoiattolo che corrono sotto un albero, rispetto a pensare all'intelligenza dell'albero che sta lì fermo, cresce, ma noi non percepiamo questa crescita, fino a che un giorno si incontra una piccola piantina che istantaneamente reagisce ai nostri stimoli e sembra intelligenza e sembra che ci sia sempre stata un'amicizia e che tra di noi ci possa essere un riconoscimento reciproco. Eh sì, davvero emozionante. L'ipotesi che le piante possano provare sentimenti come paura o gioia, che possono addirittura riconoscere le nostre intenzioni, è molto emozionante. Se tutto ciò fosse vero, anche alcuni nostri amici vegetariani dovrebbero misurarsi con un piccolo senso di colpa.